L'associazione Bimbi di Isabel ha donato un defibrillatore ed un corso di formazione al primo circolo didattico di Paternò questa mattina alla cerimonia di consegna. Paternò piange la prematura scomparsa della cantante e ballerina cubana Niurka Berillo Merencio, che andava a Paternò Makumi Ciputau. Concluso all'iter russo di Paternò il PON, la scuola che non ti aspetti, tesori da scoprire, un progetto che ha visto come partner il Lions Club di Paternò. Il Medioevo a Paternò, su questo argomento domani si terrà un convegno in biblioteca comunale. A poco meno di 2 mesi dalle feste patronali di Adrano non è stato ancora deciso se si farà la volata dell'angelo, che rischia di saltare a causa della chiusura della chiesa madre. Intanto non si ferma il concorso l'angelo della volata l'11 giugno nella chiesa di Sant'Agostino, la prima selezione dei bambini per la scelta dell'angelo. L'Istituto Professionale per l'Agricoltura Benedetto Radice di Adrano ha vinto la Coppa della Legalità grazie ad un video realizzato al mercato Adranita. Gli studenti si sono improvvisati giornalisti e avventori, rispondendo alle domande con un atteggiamento omertoso. Ieri alla Cittadella di Catania, convegno sul progetto Native Life, che riguarda la tecnologia assistita per anziani e disabili. Buonasera e bentrovati dalla redazione di Ciak News. Il sindaco è un funzionario del comune di San Pietro Clarenza e l'amministratore un dipendente di una società privata. Sono stati arrestati da militari della Guardia di Finanza di Catania per corruzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Al centro dell'inchiesta della Procura distrettuale di Catania la procedura di gara per l'assegnazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti, gli appalti oggetto dell'indagine per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro sono relativi al periodo 2015-2018. In carcere è finito il primo cittadino del comune, Giuseppe Bandieramonte, Angelo Lapianata, amministratore della Progitec SRL. La misura degli arresti domiciliari è stata invece disposta nei confronti di Michele Faro nella sua qualità di responsabile dell'ufficio igiene e manutenzione del servizio rifiuti solidi urbani del comune di San Pietro Clarenza, e per Silvio Calandrino, dipendente della Progitec. E cambiamo argomento, l'associazione Bimbi di Isabel ha donato un defibrillatore ed un corso di formazione al primo circolo didattico di Paternò. Questa mattina la cerimonia di consegna. Vediamo. Cerimonia di consegna questa mattina nel salone del primo circolo didattico di Paternò, consegna di un defibrillatore avvenuto grazie al contributo dell'associazione I Bimbi di Isabel, da diversi anni impegnati nel sociale e per motivi appunto benefici nel territorio di Paternò, ma non solo. Beneficiari, dicevamo, i piccoli alunni del primo circolo didattico a cui va un defibrillatore che servirà, speriamo mai, in caso di emergenza, ma i Bimbi di Isabel, questa associazione, ha pensato anche a formare parte della docenza presente qui all'interno dell'istituto. Saranno infatti 2 gli insegnanti che saranno formati proprio al corretto utilizzo di questo strumento salvavite. Allora questa mattina la consegna di questo defibrillatore insieme ovviamente agli alunni e ai docenti dell'istituto, con loro anche il parroco dei Cappuccini, padre Francesco Laporta, il sindaco di Paternò Nino Naso, accompagnato dagli assessori Luigi Gulisano e dall'assessore alla pubblica istruzione Francesca Chireleison. Sentiamo allora i protagonisti di questa mattinata, a cominciare proprio dalla dirigente scolastico del primo circolo, Ornella Peri. L'associazione ha uno scopo nobilissimo, perché è riuscita a trasformare una tragedia in un momento positivo e di solidarietà per le scuole e per i bambini disagiati di Paternò. E lo prendiamo come un dono prezioso, questo del defibrillatore, anche perché io non lo sapevo, ma questa sindrome da morte cardiaca improvvisa in realtà colpisce parecchie persone e anche parecchi bambini. Si legge che il 3,5% dei decessi è di bambini inferiori agli 8 anni.
Quindi per noi è particolarmente importante, quindi siamo felici che come terza scuola del territorio di Paternò ad avere un defibrillatore. Abbiamo pensato a questa bellissima donazione perché l'aiuto che possiamo dare ai bambini qui si espande ovviamente, essendo un circolo didattico ci sono tantissimi bambini e quindi abbiamo pensato ovviamente a loro per iniziare questo nuovo percorso, sperando che non serva mai ovviamente. Fondi che sono stati raccolti in che modo per questo defibrillatore? Abbiamo fatto una raccolta fondi nel periodo pasquale vendendo le uova di Pasqua e quindi abbiamo visto che il progetto è andato molto molto bene, abbiamo deciso di donare questo defibrillatore e il corso di formazione per l'uso del defibrillatore ai docenti della scuola. È un regalo importante che necessita un defibrillatore, ma questi sono momenti belli, sono le belle pagine di Paternò, c'è una sinergia importante fra le scuole, fra le associazioni, l'amministrazione, la chiesa, le fondazioni. Oggi oltre a ricevere il defibrillatore ci sono ragazzi che sono premiati con le borse di studio dall'opera Michelangelo Virgilito, c'è anche un forte impegno, questa è la bella Paternò. Molte volte ci sono luoghi comuni che vogliono denigrare quello che è la nostra città. La nostra città è fatta di tantissime persone che si spendono per il bene comune, di tantissime associazioni, di gente che ha responsabilità, che giornalmente è sul pezzo per cercare di risolvere i problemi e lavorare in sinergia. Questo, e sarà, questo lo dico con grande orgoglio, è il 90% della città di Paternò. Quel 10% che vuole fare il rumore lo dobbiamo mettere all'angolo, è di questo che noi, su questo noi ci dobbiamo impegnare, perché Paternò è una grande e bella città. Oggi volevo ringraziare la dirigente scolastica perché mi ha invitato a partecipare a questo evento bellissimo, dove in primis si consegnano gli attestati di merito ai bambini diciamo più bravi, e quindi è stato un momento emozionante perché vedo che ci sono dei bambini che si impegnano fin dall'inizio, che vogliono dare sempre di più. Nello stesso tempo invece stiamo partecipando, vorrei dire, alla donazione di un defibrillatore donato dall'associazione ONUS dei bimbi di Isabelle, e includendo anche un corso di formazione. Sappiamo che questi apparecchietti, soprattutto negli istituti scolastici, sono molto importanti perché possono salvare la vita, quindi vanno istruite queste figure, quindi i docenti, in modo di avere una prontezza al momento dell'utilizzo. Quindi devo dire che è una donazione molto importante che deve essere distribuita in tutte le istituzioni scolastiche. Sembrano non esserci più speranze per l'albero di ficus avvelenato nelle settimane scorse da un ignoto ad angolo tra via Emanuele Bellia e via degli Studi. Il grande albero, nonostante i trattamenti eseguiti, non è riuscito a sopportare l'avvelenamento ed ormai appare morto e senza foglie. Un'immagine triste nel cuore della città che non vorremmo più vedere. L'amministrazione comunale, per voce dell'assessore al verde pubblico Vito Rau, aveva annunciato di voler piantare un nuovo albero nello stesso punto. E Paternò piange la prematura scomparsa della cantante e ballerina cubana Niurka Beriglio Merencio. La redazione di Jack Telesud si stringe al dolore dei familiari. La triste notizia della prematura scomparsa di Niurka Beriglio Merencio ha sconvolto l'intera città. È morta all'ospedale Cannizzaro di Catania la ballerina e cantante cubana cinquantenne che con la sua allegria e la sua dolcezza disarmante era entrata pian piano nei cuori dei paternesi, vincendo i pregiudizi iniziali riguardo al suo essere straniera. Era arrivata a Paternò nel 1998 dopo aver sposato un giocatore di baseball, il paternese Barbaro Calì, conosciuto a Cuba durante una partita dei Warriors di Paternò. Oltre ad essere istruttrice di danze caraibiche, Niurka si era fatta apprezzare anche per le sue doti canore. Uno tra i suoi brani musicali l'aveva voluto dedicare proprio alla sua città d'adozione, Paternò Macumi Ciputau. Così cantava scherzosamente Niurka nella sua simpatica ballata caraibica in salsa paternese, dove venivano messi in risalto gli stereotipi del paternese medio. La cantante cubana era stata anche ospite in diversi programmi TV e delle emittenti Antenna Sicilia e Telecolor. Anche Chuck Telesud aveva avuto il piacere di ospitarla nella trasmissione Festival Pub. E noi vogliamo ricordarla così, Niurka, con la sua contagiosa allegria. Questo è il ritmo della nostalgia. Yeah. Cosa?
yo vengo, de donde el sol es ardiente, en donde es más unida la gente. Si quieres sentirte como mi hermano, escucha y baila el ritmo cubano. Yo tengo un corazón así grande, una alegría que se siente en todas partes. Yo canto porque me falta mi gente, yo canto porque me falta mi ambiente. Muévete con mi ritmo, muévete con mi ritmo, muévete con mi ritmo porque está lleno de energía. Muévete con mi ritmo, muévete con mi ritmo, muévete con mi ritmo porque está lleno de energía. Ponle el ritmo a tu vida, que mi rap ya comenzó. Ponle el ritmo a tu vida, que mi rap ya comenzó. E si è concluso all'iter russo di Paternò il PON, la scuola che non ti aspetti, tesori da scoprire, un progetto che ha visto come partner il Lions Club di Paternò. Vediamo. La scuola che non ti aspetti, tesori da scoprire, questo è il titolo di un PON da obiettivi diversi che è stato presentato e promosso dall'Istituto Tecnico Economico Gioacchino Russo di Paternò. Un PON molto particolare che ha visto tra gli altri la partecipazione del Lions come club service e partner di questa iniziativa didattica. Diversi gli obiettivi, dicevamo, che sono stati raggiunti obiettivi di carattere ecologico a quelli che riguardano specialmente la programmazione e dunque la robotica e l'informatica. Abbiamo ascoltato questa mattina i docenti che si sono occupati di questo progetto PON e il dirigente, la professoressa Concetta Centamore, che proprio fissa gli obiettivi e spiega lo svolgimento di questo progetto. Nell'ambito di due PON realizzati dalla scuola, dall'Istituto Tecnico Economico di Gioacchino Russo di Paternò, e sono un PON di robotica e un PON sull'ecologia, ambiente ed ecologia. Il Lions di Paternò, in qualità di partner, ha donato delle piantine, piantine che sono state messe a dimora dai ragazzi nelle aiuole della scuola, e un kit di robotica che verrà utilizzato a scopi didattici dai vari dipartimenti dell'istituto. Esattamente qual è la valenza di questo genere, ecco, di sperimentazione? La valenza è consentire ai ragazzi di avvicinarsi al mondo della programmazione in maniera semplice e anche divertente, coinvolgendoli in un altro modo e praticamente farli avvicinare al mondo dell'informatica attraverso altre strade che non siano le solite programmazioni standard che abbiamo visto fino a questo periodo, ultimo periodo. E quindi in questo PON ci siamo divertiti anche con i ragazzi ad affrontare delle sfide che alla fine li hanno portati a essere protagonisti di quello che studiavano nei libri. È stato un PON complesso perché articolato in tanti moduli e abbiamo avuto la partecipazione di tanti enti, di istituzioni pubbliche e private, anche di associazioni tra cui Lions. I Lions hanno contribuito in ben tre moduli. Il primo, che riguarda l'ecologia e l'ambiente, ci hanno aiutato ad abbellire gli spazi esterni donando delle piantine. E il secondo contributo riguarda il progetto di robotica. Il modulo si chiama Apprendere dai robot, hanno fornito dei robot per il coding, per abituare. Noi abbiamo già, diciamo, un'attività avviata sul coding, abbiamo avuto anche dei riscontri internazionali e loro ci hanno aiutato e hanno fornito dei robot. Il terzo contributo è un contributo al quale io tengo particolarmente, perché i Lions stanno fornendo l'hosting del sito web per il museo virtuale del tesoro delle Benedettine di Paternò. I ragazzi hanno fatto delle fotografie di questi beni, vi lascio solo immaginare lo stupore e la meraviglia di questi studenti. Hanno documentato tutta la storia, diciamo, che sta dietro questi beni, e nel museo virtuale presenteremo i beni accanto a tutta la loro cronistoria e la loro storia. I Lions forniranno l'hosting del sito web. È un'attività bella, ancora in divenire. Quando sarà tutto pubblicato, presenteremo proprio alla città.
Il Medioevo a Paternò su questo argomento. Domani si terrà un convegno in biblioteca comunale. Il Medioevo a Paternò, questo è il tema del convegno che si terrà domani in biblioteca comunale, organizzato da Sicilia Antica, Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali, le Università di Catania e di Bamberg in Germania, la Proloco e il Comune di Paternò. Tutti interventi di rilievo per un appuntamento che vedrà, tra gli altri, la presenza della soprintendente ai beni culturali di Catania, Rosalba Panvini, e il direttore dell'Apollo regionale di Catania per i siti culturali, Gioconda Lamagna. Un convegno importante perché questa volta la Sicilia Antica è in collaborazione con tutta la soprintendenza, l'Università di Catania, di Bamberg e del Comune di Paternò. Chiaramente abbiamo scelto di parlare del Medioevo per tanti motivi, sia perché in quest'ultimo periodo la soprintendenza ha svolto le sue ricerche nell'ambito del Medioevo, secondo perché anche in quest'ultimo periodo c'è un'attenzione verso la viabilità. L'abbiamo visto quando tutta Sicilia Antica si è riunita per i tavoli tematici. Quindi un po' l'interesse si è spostato dal centro alla periferia intesa tra virgolette, perché ci sono delle chiese e monasteri molto importanti, scomparse, ma che tuttavia sono di una grande rilevanza storica, come quello di Santa Maria della Scala e di un monastero che noi abbiamo pensato di aver individuato oltre il fiume Simeto, un monastero basiliano. È chiaro che questa ricerca è una ricerca fatta da tutta Sicilia Antica, che qui io voglio ringraziare. Cioè io rappresento così un po' tutta quanta Sicilia Antica, curo l'aspetto storico, ma sempre senza questo aspetto archeologico, senza questa spinta dei giovani che vanno sempre a fare questi lavori seguiti dalla soprintendenza, tutto sarebbe stato impossibile. Domani si parlerà delle campagne di scavo che sono state fatte qui a Paternò, ma si guarderà anche alle chiese, un po' la voglia di guardare al passato, conoscere il passato per capire il presente. Si guarderà al passato, si parlerà del presente, ma si parlerà anche del futuro. Laura Maniscalco tratterà quelli che sono stati gli scavi archeologici realizzati nel territorio paternese, uno per tutti, gli scavi con la necropoli di Santa Maria in Valle di Giosafat e tanti altri realizzati tra il castello, all'interno del cimitero. Ci saranno poi gli interventi del dottore Messina, del dottore Radelfa con i reperti numismatici, quindi con i reperti monetali, e poi successivamente il dottore Barone assieme al professore Orsi Senzelberger, già ospite fra l'altro a Paternò per l'inaugurazione della chiesa di Santa Maria della Scala, perché ha trovato delle eccellenti pergamene che sta traducendo. E ovviamente poi il professore Chisa ritratterà delle chiese, tratterà di questi nuovi ritrovamenti, e finirà la dottoressa Arcifa con quelli che sono le nuove prospettive, quindi le nuove ricerche nel territorio di Paternò. Ci auspichiamo che siano a presto e quindi anche grandi. Ebbene, adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma l'informazione continua. Il gran discount di Via Bari 142 a Paternò diventa Cray Superstore. Stessa qualità, ma al miglior prezzo. A Paternò in Via Bari 142, angolo Via Cremona. Da noi trovi le offerte più convenienti e i prodotti delle migliori marche. Qualità e cortesia nei nostri reparti di ortofrutta, salumeria e macelleria. Su un limite alla tua spesa. Gran discount è diventato Cray Superstore. Ancora più risparmio e convenienza. In Via Bari 142 a Paternò. E ricorda, da noi, stessa qualità, prezzo migliore. Ed eccoci rientrati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. A poco meno di 2 mesi dalle feste patronali di Adrano, non è stato ancora deciso se si farà la volata dell'angelo, che rischia di saltare a causa della chiusura della Chiesa Madre. Intanto non si ferma il concorso L'Angelo della Volata l'11 giugno nella Chiesa di Sant'Agostino, la prima selezione dei bambini per la scelta dell'angelo. Sentiamo. Ci sarà l'angelo, ma c'è ancora incertezza sulla volata. A poco meno di 2 mesi dalle feste patronali di Adrano, il cui momento clou è rappresentato dalla volata dell'angelo, non è stata presa ancora nessuna decisione sullo svolgimento della tradizionale volata, che potrebbe saltare a causa della chiusura della Chiesa Madre, dichiarata inagibile dopo la scossa di terremoto dello scorso ottobre.
Come risaputo, la chiesa madre, dalla parte opposta di Piazza Umberto con Palazzo Bianchi, sono i due edifici in cui vengono fissati i capi estremi del capo d'acciaio lungo il quale spicca il volo l'angelo. Ma come detto, con la chiesa off limits la volata potrebbe saltare. Ma tutto questo non ha bloccato il concorso L'angelo della volata. La selezione dei bambini si farà e l'angelo verrà scelto in ogni caso perché parteciperà a tutte le funzioni religiose e sarà presente sul fercolo del santo durante le processioni. La prima selezione dei bambini è stata fissata per l'11 giugno nella chiesa di Sant'Agostino. Alle ore 17 verranno scelti i bambini che hanno i requisiti fisici previsti, ovvero altezza e peso. A fine giugno ci sarà l'altra selezione e il 2 luglio verrà presentato l'angelo del 2019. La speranza è che il 2 luglio sarà stata già presa una decisione sullo svolgimento della volata. Al momento c'è grande incertezza, così come avevamo già anticipato nel nostro TG a febbraio. Dunque la volata del 2019 rischia di essere iscritta nell'elenco delle manifestazioni saltate per causa di forza maggiore. È accaduto solo due volte negli anni 40, ma c'era la Seconda Guerra Mondiale. C'è da sottolineare il caso del 2000, che ricorda in parte quello di quest'anno, ma in quella occasione venne trovata una soluzione. Nell'estate del 2000 erano in corso i lavori di restauro di Palazzo Bianchi, pertanto non fu possibile fissare il capo d'acciaio, ma il volo venne fatto ugualmente grazie ad un pallone aerostatico. Fu un volo diverso, spettacolare e suggestivo, e la volata garantì la tradizionale continuità. La speranza è che il momento più atteso delle festività patronali venga in qualche modo garantito anche nel 2019. Presto conosceremo l'angelo dell'edizione 2019 nella speranza che possa spiccare il volo. E restiamo ancora ad Adrano, dove l'Istituto Professionale per l'Agricoltura Benedetto Radice ha vinto la Coppa della Legalità grazie ad un video realizzato al mercato adranita. Gli studenti si sono improvvisati giornalisti e avventori, rispondendo alle domande con un atteggiamento omertoso. Ma i ragazzi hanno voluto mandare un messaggio chiaro: dobbiamo stare dalla parte giusta, dalla parte della legalità. Come annunciato alcuni giorni fa, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura Benedetto Radice di Adrano ha vinto la Coppa della Legalità, il concorso promosso da Libera Impresa, dall'Associazione Nazionale Magistrati di Catania e dalle Forze dell'Ordine. I ragazzi sono stati premiati a Catania grazie al video sulla cultura della legalità che hanno realizzato per riflettere sui temi appunto della legalità. Guidati dalle professoresse Rosalba Leanza e Valeria Calabrò, che hanno curato il video, assieme all'assistente per l'autonomia Francesco Battiato, i ragazzi si sono recati al mercato di Adrano e si sono improvvisati giornalisti e avventori. Sono gli alunni delle seconde e prime classi che rispondono alle domande con un atteggiamento omertoso, tipico di chi la mentalità mafiosa la subisce. Con questo video i ragazzi del Benedetto Radice hanno voluto invece contrastare questa mentalità, dicendo che l'atteggiamento omertoso è sbagliato e che si deve sempre stare dalla parte giusta, dalla parte della legalità, che è il messaggio che hanno voluto lanciare con questo video che adesso vediamo in maniera integrale. Secondo lei è meglio o no che arresti i mafiosi? No, e poi che fanno? Li portano in galera? Ha tanto tempo che sono liberi, lasciamoli stare. Ma lei lo sa che hanno ucciso molta gente innocente? Certo, avranno avuto pure la loro ragione, poi a lei chi gliel'ha detto che sono state loro? Salve, ma è vero che in giro per Adrano ci sono dei manifesti che dicono che la mafia invanga la Sicilia? No, no, io non ne ho letti. Ma è vero oppure no che la mafia invanga la Sicilia? No, io so solo che non ho lavoro e che a volte mi danno un aiuto. Lei lo sa che cos'è il pizzo? No, non lo so, non mi interessano queste cose. Ma è vero che se non gli dai i soldi ti bruciano il negozio? Non lo so, non mi interessa. Non lo so, non mi interessa. Ma lei lavora? No, non lavoro. Ma allora c'è qualche amico che gli dà una mano? Qualche amico? Vabbè, ma quello è affari miei, sono sì, ci sono, però sono affari miei. Salve, lei ha conoscenza che i mafiosi hanno ucciso donne e bambini solo per raggiungere i loro scopi, addirittura li hanno sciolti nell'agido?
No, no, i mafiosi non fanno queste cose, non uccidono bambini, donne, sono persone d'onore. Allora lei nega tutto quello detto dai giudici? Certo, io lo nego. Salve, lei cosa ne pensa dei mafiosi? Cristiano Alposi. I mafiosi? Sì, i mafiosi, magari gente di chiesa. Dei santi? Sì, santi, santi. Ma allora anche Totò Riina era così, un uomo di chiesa e santo? Certamente, Totò Riina, le persone come Totò Riina si facevano in quattro per darti aiuto. Ma lei lo sa che è provenzano? Boh, secondo la legge dicono che ha fatto tante cose, però bisogna vedere se è vero. Ma secondo lei la vita con la mafia è migliore o peggiore? Secondo me è migliore. E perché dice questo? Boh, è migliore. La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. L'export di arance rosse dell'Italia alla Cina per Oran Fraser continua dopo la vendita a marzo di circa 40 tonnellate. L'azienda siciliana il 28 maggio ha consegnato a Shanghai un container spedito via nave all'importatore Mao Hong Ming, che sta distribuendo sui mercati cinesi circa 20 tonnellate di tarocco made in Italy. Saranno vendute nelle zone di Pechino, Shanghai, ma anche online, saranno acquistabili anche su benlai.com. Abbiamo concluso la stagione delle arance rosse con questa seconda eccezionale esportazione in Cina, afferma il CEO Oran Fraser Nello Alba. I risultati del primo test ci hanno premiati e continueremo ad investire per aumentare l'offerta delle arance rosse. La richiesta di arance rosse italiane in Cina è ampia e consistente, spiega Sara Grasso, export manager di Oran Fraser. Sta emergendo da tutti i settori della vendita di ortofrutta del mercato cinese. Siamo soddisfatti e guardiamo con entusiasmo alla seconda stagione. E ieri alla cittadella di Catania convegno sul progetto Native Life, che riguarda la tecnologia assistita per anziani e disabili. I dettagli nell'ultimo dei nostri servizi. Sviluppare, innovare, connettere e semplificare è la mission del progetto Native Life, al quale partecipa tra gli altri la CTA Helios, che da oltre 40 anni opera nel campo della riabilitazione dei disagi e dei disturbi psichici e di malattie degenerative di utenti che abbiano superato i 18 anni di età. Il progetto Native Life fornisce soluzioni tecnologiche per soddisfare il crescente bisogno di indipendenza e autonomia degli anziani e delle persone con disabilità per migliorare il loro stile di vita. Il progetto, a cura dell'Università di Catania, di quella di Malta, della CTA Helios, di Viteco, Salupo, Paragon e del Comune di Catania, ha fatto registrare oggi pomeriggio un appuntamento che si è svolto nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria a Catania. Domani intanto previsto un altro incontro nei locali della CTA Helios in Contrada Naviccia ad Adrano per fare il bilancio dei risultati maturati nel corso del progetto. Oggi ci siamo recati alla cittadella a Catania per seguire questo primo incontro. Sentiamo l'intervista raccolta al professore Bruno Andò dell'Università di Catania. Sono due giorni importanti per il progetto Native Life, che ambisce lo sviluppo di una piattaforma integrata di tecnologia assistiva per migliorare la qualità della vita degli anziani e degli utenti con leggere fragilità, quindi con qualche problema ad esempio di deambulazione. Oggi è una giornata importante rivolta alla general audience, proprio per presentare gli obiettivi del progetto, i risultati che finora sono stati raggiunti e quali sono in generale gli impatti della tecnologia assistiva sugli anziani, quindi su questa popolazione che diventa sempre più importante e che bisogna assolutamente supportare con la tecnologia. Domani sarà invece un momento dedicato al training degli afferenti al network Native Life, quindi un insieme di stakeholder
aziende, centri di ricerca e associazioni che implementeranno questo processo di osmosi affinché le esigenze sostanzialmente degli utenti possano essere poi mappate sulle offerte tecnologiche. Da quello che abbiamo visto mostrando la tecnologia ad un primo set di utenti, pare che la risposta sia assolutamente positiva. Al professor Andò abbiamo chiesto come potrebbe migliorare la vita degli anziani. Migliorerà la qualità della vita in quanto sarà migliore la qualità dell'autonomia che noi possiamo conferire agli utenti grazie a queste tecnologie. Questi invece i partner del progetto. Sono 7 partner, mentre il network si è arricchito di ulteriori 13 entità. Vogliamo ricordare l'Università di Catania? Abbiamo l'Università di Catania, l'Università di Malta, il Comune di Catania con l'Assessorato dei Servizi Sociali e poi abbiamo 4 aziende tecnologiche, 3 su Catania e 1 su Malta. Ebbene, è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.